Non toccare, mi ha detto. Perché? Ho domandato. Beh, colla. Una colla speciale, super adesiva. Oh. E perché l'hai comprata? Beh, mi serve, ho un sacco di cose da incollare. Ma non c'è niente che abbia bisogno di essere incollato in questa casa. Mi sono spazientito. Non capisco perché compri tutte queste scemenze. Oh, beh, per lo stesso motivo per cui ti ho sposato, ha risposto lei un po' stizzita. Per passare il tempo. Non volevo litigare, perciò sono rimasto zitto. Anche lei è rimasta zitta. È efficace questa colla? Ho domandato. Lei mi ha mostrato la confezione con la fotografia di un uomo appeso al soffitto a testa in giù, dopo che gli avevano spalmato di colla le suole delle scarpe. Beh, nessuna colla riesce a fare una cosa simile, ho detto. Questo signore è stato fotografato normalmente, in realtà sta in piedi su un pavimento. Hanno soltanto capovolto un lampadario in modo da dare l'impressione che il pavimento fosse il soffitto. Beh, si capisce dalla finestra, vedi? La maniglia è montata al contrario. Ho indicato la finestra che appariva nella foto, ma lei non l'ha guardata. Beh, sono le 8, ho detto. Devo scappare. Ho preso la borsa e l'ho baciata sulla guancia. Oggi torno tardi perché, sì, lo so, mi ha interrotto. Fai gli straordinari. Ho telefonato a Mial dall'ufficio. Oggi non posso venire. Devo tornare a casa presto. Perché? Ha domandato. Beh, è successo qualcosa? No, cioè, a dire il vero, sì. Penso che lei abbia dei sospetti. C'è stato un lungo silenzio dall'altro capo del filo. Potevo sentire i respiri di Mial. Non capisco perché restiate insieme. Ha sussurrato alla fine. Non fate niente voi due, non litigate nemmeno più. Non riesco a capire, no, non riesco proprio a capire. Che cosa vi tenga uniti, non so. Non capisco, ha ripetuto ancora. Davvero non capisco. E si è messa a piangere. Dai, non piangere, Mialle, ho detto. È arrivato qualcuno, devo riattaccare. Ho mentito. Verrò domani e ne parleremo, eh? Promesso. Sono tornato a casa presto. Appena entrato ho salutato ad alta voce, ma non ho ottenuto risposta. Sono passato da una stanza all'altra. Lei non c'era. Sul tavolo della cucina ho trovato il tubetto della colla completamente vuoto. Ho cercato di spostare una sedia. Boh, non si è mossa di un millimetro. Beh, allora, l'aveva incollata al pavimento. Il frigorifero non si apriva, aveva incollato anche quello. Non capivo il perché di tutte quelle assurdità. Lei era sempre stata assennata, non capivo che cosa le fosse successo. Mi sono diretto verso il telefono in salotto. Beh, forse era andata da sua madre. Non sono riuscito a sollevare il ricevitore. Aveva incollato anche quello. Ho preso rabbiosamente a calci il tavolino del telefono e mi si è quasi distorto un piede. E il tavolino non si è nemmeno spostato di un millimetro. Allora l'ho sentita ridere. La risata arrivava da qualche parte sopra di me. Ho alzato lo sguardo e lei era lì, appesa testa in giù, attaccata a piedi nudi al soffitto del salotto. L'ho guardata allibito. Di un po', ho domandato, sei impazzita? Non ha risposto. Si è limitata a sorridere. Il suo sorriso pareva talmente naturale ora che stava appesa così all'incontrario, come se le labbra si tendessero da sole grazie alla forza di gravità. Non ti preoccupare, ti tiro giù io, ho detto sfilando dei libri dagli scaffali. Ho impilato alcuni volumi dell'enciclopedia e mi ci sono arrampicato. Forse ti farà un po' male, ho spiegato, cercando di mantenermi in equilibrio in cima ai libri. Lei ha continuato a sorridere. Ho tirato con tutte le mie forze, ma non è successo nulla. Ho
Sono sceso con prudenza dai libri. Non ti preoccupare, l'ho rassicurata di nuovo. Vado dai vicini a telefonare, a chiamare aiuto. Va bene, ha riso lei. Io non mi muovo, eh? Ho riso anch'io. Era così bella. È insensata. Era così bella, insensata, appesa così all'incontrario. I suoi capelli lunghi ondeggiavano, i seni sembravano due gocce d'acqua cadenti sotto la maglietta bianca. Era così bella. Mi sono arrampicato sulla pila dei libri e l'ho baciata. Ho sentito la sua lingua toccare la mia. La pila dei libri è crollata e mi sono ritrovato a dondolare nell'aria, senza nessun appoggio, appeso solamente alle sue labbra. Quant'era bella.